Parlando del borghese, ci troviamo di fronte indubbiamente a fotografie particolari, sono fotografie che si agganciano alla realtà, alla cronaca addirittura, però con un intento documentario, ma allo stesso tempo corrosivo, di critica sociale. Ecco perché le fotografie del borghese, anche se sono fotografie che producono esattamente gli aspetti della realtà, sono però rivestite da un colore che possiamo sicuramente definire emozionale, anche quando sono in bianco e nero. Ora, parlando di fotografia, proprio nella mia funzione, vorrei soffermarmi e lanciarvi tre flash, tanto per restare in tema. Vorrei parlare innanzitutto di arte. Allora, una domanda molto semplice: quando una fotografia diventa un'opera d'arte? Qual è la differenza tra una foto di cronaca, una foto che ha un intento esclusivamente documentario, e una foto che invece vale come opera d'arte? La differenza sta proprio nell'assunto teorico. Il fotografo documentario si sforza di tramandare la memoria di un evento. È la memoria del fatto, l'elemento pregnante. Nella foto d'arte è il contrario. Nella foto d'arte, nel momento in cui, ovviamente trattandosi di fotografia, non può che riprendere qualcosa che esiste fuori di noi, però diventa una riflessione sulla forma della realtà. Ecco che allora, quando c'è un pensiero formale, siamo di fronte a un'opera d'arte. Quando la fotografia ci offre una riflessione sulla realtà, siamo nel campo dell'arte. Ecco perché molte foto del borghese, pur essendo all'interno di un giornale di cronaca politica, sono foto artistiche. Sono foto artistiche perché sono foto di concetto. All'interno sicuramente c'è un pensiero. Veniamo al secondo flash: fotografia e realtà. Sembra inequivocabile, tralasciamo il fatto che la nascita della fotografia ha cambiato profondamente il rapporto della pittura con la realtà, perché la pittura non poteva più porsi come mimesi del reale nel momento in cui uno strumento meccanico poteva offrire in maniera più diretta, più approfondita, immediata, soprattutto una lettura di questa realtà. Ma la fotografia introduce effettivamente il paradosso della realtà. Perché? Perché una fotografia dovrebbe ritrarre quello che c'è. Però cos'è che c'è? Ce l'hanno già insegnato gli scettici, e rifletteva Carneade migliaia di anni fa sul fatto che un remo appare spezzato, eppure non è spezzato. Quindi quello che vediamo è vero o non è vero? In quanta misura, in che misura è manipolabile la realtà, anche semplicemente riprendendo? Nel campo della fotografia la realtà è estremamente soggetta a manipolazione, perché già la scelta di un soggetto è un atto politico, soprattutto in un giornale come il Borghese. Ovviamente la lettura della realtà quindi non è mai una lettura apolitica, non è mai una lettura imparziale, non esiste imparzialità, perché l'occhio del fotografo è un occhio selettivo. Questo è sempre stato. Adesso, senza, vi lancio un'altra immagine famosissima che sicuramente è fissata nella nostra memoria, la foto della morte del miliziano di Robert Capa. Era l'inequivocabilità di una morte che avveniva in quell'istante. Poi si è scoperto che il miliziano in effetti non era morto, poi forse era morto, poi era la battaglia non era quella, ma c'è stato un dibattito infinito. Ma in effetti Robert Capa, poi era il suo nome d'arte, era un fotografo ungherese, si era dato questo nome per essere internazionale, ha creato in effetti una fotografia che è potente testimonianza della guerra, ma è una foto d'arte perché è una rielaborazione, una riflessione sul significato della fotografia e sulle sue possibilità, soprattutto su quelle della messa in posa. Vi faccio un altro esempio: in questi giorni al MoMA di New York sono esposte le foto di un artista cinese, Chan Dali. Chan Dali ha portato alla luce un lavoro affascinante, cioè il lavoro che il regime maoista ha fatto sulla fotografia di cronaca. Le foto che rappresentavano Mao, le foto che rappresentavano le tappe politiche della Cina in quel periodo, politiche, sociali e culturali, sono sempre state puntualmente ritoccate dal regime. Tant'è che appunto oggi è possibile riscrivere una second history, come lui ha nominato questo ciclo.
abbinando le foto reali, non ritoccate, a quelle ritoccate dal regime. Ecco che allora appaiono e scompaiono personaggi, cambiano sfondi, cambiano elementi, in effetti un'altra volta una manipolazione della realtà attraverso la fotografia. Ma cos'è? Qual è il motivo? Perché in effetti, ed ecco il mio terzo flash, arte e foto duellano contendendosi il primato dell'urlo, di quell'urlo esistenziale che è stato di Munch. Come mai? L'arte, soprattutto l'arte contemporanea, esplora appassionatamente i limiti del dolore, i limiti della paura, per superarli. Qualche esempio importante. Hermann Nietzsche è un artista austriaco che lavora crocifiggendo degli animali e invitando gli spettatori a squartarli, invitando gli spettatori a imbattarsi nel sangue di questi animali e mettere in scena crocifissioni umane, e alla fine l'opera sono queste reliquie, queste bestie imbrattate di sangue. Oppure la sarebbe è ancora poco, perché la Mravnitz, ad esempio, che è un'artista serba, lavora invece sul proprio corpo, quindi queste cose le fa su di sé. E quindi praticamente la sua performance consisteva proprio nel fatto che lei si è esposta in una stanza per 6 ore, mettendo a disposizione del pubblico strumenti di dolore e di piacere e lasciando che ognuno liberamente facesse del suo corpo quello che voleva. Tant'è che dopo 3 ore in cui la gente stava un po' a studiare questo corpo a disposizione, i perditi ha cominciato ad avvicinarsi, hanno cominciato a tagliuzzare le vesti, hanno cominciato a incidere le sue carni con dei rasoi, a succhiarne il sangue, e è successo il primo mondo, finché tra gli strumenti di dolore c'era una pistola carica che è stata messa nelle mani di questa artista della Mravnitz, e fortunatamente non è finita in tragedia, ma la cosa si è fermata. Sono esempi, ma perché l'arte fa queste cose? Perché un artista come Mark Quinn arriva a esporre, a creare il proprio autoritratto in una serie di opere che lui chiama self, che crea come? Si fa prelevare il sangue, dopodiché si fa fare il calco del viso e con il suo sangue congelato stampa un suo autoritratto. Ora, questo è un percorrere il dolore che quindi ha delle ragioni, mentre gli artisti cercano di capire come mai, perché gli artisti fanno questo, perché evidentemente il dolore, la paura, il raccapriccio fanno parte di quel buio che è dentro di noi, fanno parte di quel buio che alcuni vogliono esplorare per capire che cosa c'è dietro, o qual è l'oltre. Ecco allora che al confronto la fotografia, anche la foto di cronaca, diventa poca cosa, se non fosse che in questo caso le cose sono reali, non fosse che quelle crocifissioni, quel sangue, quei simulacri di morte, quelle reliquie sono reali. Ecco allora che nella fotografia, io trovo ad esempio che una foto che è pubblicata in questo libro, una foto di Roberto Crescenzio, è qualcosa che è assolutamente terrificante, nessun artista riuscirà a riproporre una visione di orrore di questo livello, proprio perché ovviamente la fotografia in questo caso è invece una testimonianza di verità. E poi c'è internet, come si diceva, internet che è di tutto in più, non so se avete mai fatto una... provate a fare questa cosa se non la conoscete, ma YouTube, che sembra il veicolo più ingenuo, cioè più originato, in fondo. Se digitate qualsiasi chiave di ricerca non avrete ritorni sconcertanti. Se però entrate malaugurosamente, o dipende dalle vostre intenzioni, nella proposta di alcuni video per i quali vi viene richiesta di digitare la vostra età, impostare la vostra data di nascita, ecco che allora si aprono veramente le porte dell'inferno, nel senso che appaiono, avete accesso a quella zona di YouTube che racchiude i video per un pubblico adulto. E potete veramente trovare di tutto. Ho letto con
sono d'accordo con le parole di Feltri in questo catalogo, quando dice che la televisione ha ucciso la fotografia che sapeva rubare alla realtà significati profondi. Questo è verissimo. È verissimo perché in effetti, ed è una questione chimica e fisica, la sovrabbondanza di informazione genera silenzio, come l'insieme, la somma di tutti i colori è il grigio, allo stesso modo la sovrabbondanza di immagini, la sovrabbondanza di informazioni crea il vuoto. Ecco perché una lezione come quella del Borghese credo che oggi sia ancora esemplare, perché testimonia potentemente il passaggio, questo traghetto del giornalismo verso dall'assenza di immagini a questo abisso invece in questa voragine in cui le immagini hanno veramente, sono talmente tante da perdere assolutamente consistenza. Foto d'arte, ripeto, le foto di Vespasiani, di Biasi, sono veramente dei capolavori, sono assolutamente delle fotografie artistiche.